Ed è la prima volta anche per me che vedo te. Chiara, buongiorno, ciao. Vuoi dirmi soltanto come sta Federico? Meglio, grazie. Meglio? Quindi possiamo tirare un po' un sospiro di sollievo? Dopo una settimana, per la prima volta, Chiara Ferragni accenna un sorriso e pronuncia quelle due parole, sta meglio, che tranquillizzano tutti. Come sta Federico? Meglio, grazie. Prima di ogni cosa. Qui in ospedale c'è un cauto ottimismo. Ottimismo che era nell'aria già da ieri. L'influencer infatti si è presentata qui a trovare Federico insieme al piccolo leone e ai nonni. Era la prima volta che il bambino andava a trovare papà, segno che il rapper sta meglio. Mai a casa, il cuore consumato. In serata Chiara Ferragni interrompe anche il silenzio social. Oggi quella notizia che tutti aspettavamo, confermata anche dal medico di Federico, il professor Falcone. Siamo però in contatto quotidiano e le posso dire che le cose stanno andando secondo il verso giusto, quindi sta tendenzialmente guarendo e sta risolvendo il problema acuto che ha avuto. Primo amore, il primo errore, il primo sole che... Parole confortanti dopo settimane di paura e apprensione. Anche se tutto succede giovedì scorso quando Fedez viene portato in ambulanza ed è ricoverato qui d'urgenza a causa di due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Viene subito sottoposto a un intervento e una trasfusione. Sono ore di ansia per i tanti fan, ma soprattutto per Chiara, che è a Parigi per le sfilate. Sale sul primo aereo per essere vicina al marito. Poi è lo stesso Fedez a tranquillizzare tutti, ringraziando i medici. Passano soltanto due giorni, Fedez ha un'altra emorragia, deve tornare in sala operatoria. A fianco a lui da giovedì sera c'è sempre la sua Chiara. Non sei tu, ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Che oggi finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Come sta Federico?